Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, è un piacere ospitare a Radio Pellati il professor Pierluigi Vaccaneo, che è direttore della Fondazione Cesare Pavese a Santo Stefano Belbo e si occupa dello studio e della diffusione delle opere di questo grande scrittore locale. Buonasera Pierluigi, è un piacere averla qui con noi, è un piacere averla ascoltata insieme ad Andrea Bosca sulla presentazione del suo spettacolo di trasposizione di Cesare Pavese. No, grazie a voi della splendida ospitalità che tutte le volte che torno nel mio vecchio liceo mi riservate. È davvero sempre un'emozione grande tornare in queste aule dove appunto ho passato tanto tempo e dove così è iniziato il mio percorso, come adesso sta iniziando anche il vostro, quindi davvero è sempre una grande emozione. Sì, oggi abbiamo cercato di parlare un po' di Pavese, esatto, il mio percorso di avvicinamento allo scrittore inizia, devo dire, vabbè, all'inizio come lettore, come tutti, negli anni dell'adolescenza, quindi attorno ai 15, 16, 17 anni inizio a confrontarmi con Pavese da lettore, e poi invece negli anni dell'università, ho fatto poi lettere all'Università di Pavia, inizio un rapporto più critico, in senso di critica letteraria, cercando di collocare l'esperienza letteraria di Pavese all'interno di tutta quella che è la produzione italiana e mondiale di letteratura del Novecento, quindi inizia un dialogo sicuramente diverso, e poi inizio a lavorare alla Fondazione Pavese cercando di, come abbiamo detto giustamente poc'anzi, diffondere, divulgare il suo messaggio attraverso le attività che in fondazione facciamo. Prima di collegarci abbiamo parlato di twitteratura, che è stata, diciamo, una così un'invenzione, un gioco che abbiamo cercato di mettere in piedi nel 2012, quando si affacciava nella nostra quotidianità il social networking, quindi tutto quello che significava stare online attraverso degli strumenti nuovi che erano i social network. Nel 2012 esisteva Facebook e stava arrivando in Italia in maniera massiva Twitter. Ebbene, noi abbiamo tentato di capire che cosa volesse. Dicevamo, appunto, l'idea era quella di utilizzare un social network per cercare di riavvicinarsi alle opere dello scrittore con uno strumento diverso, che fosse innovativo, adeguato ai tempi, e questo ci ha insegnato qualcosa, che appunto essere innovativi significa magari cercare di utilizzare le cose che abbiamo a disposizione in una maniera diversa da quella con cui vengono utilizzate solitamente, per trovare nuovi vie di accesso ai contenuti. Il contenuto per noi all'epoca era esattamente La Luna e il Falò di Cesare Pavese, che veniva letta in comunità attraverso un social network, e questo ha creato una grande comunità che si è radunata attorno a questo falò digitale e che tutt'oggi, ancora oggi, lavora con noi e seguita. Infatti oggi è più strutturata l'esperienza, portiamo questa esperienza nelle scuole attraverso un'app dedicata, ma questa, insomma, è un'altra bellissima storia che, se volete, poi un giorno vi racconto. E di cosa si sta occupando in questi tempi la fondazione, anche con le scuole? Ma allora, il nostro lavoro con le scuole si sta incrementando anno dopo anno. Abbiamo iniziato a dedicare dal 2019 una parte del premio Pavese anche ai ragazzi delle scuole superiori, quindi fornendo ogni anno un tema agli insegnanti su cui lavorare, i quali insegnanti poi lo trasmettono agli studenti, si lavora in classe, poi si partecipa appunto al premio Pavese, che quest'anno nel 2023 sarà a settembre, quindi legato al Pavese Festival. Il 10 di settembre avremo il premio Pavese, sarà la giornata in cui lanceremo il premio Pavese Scuole, quindi tutti quelli che vorranno partecipare, dal 10 settembre in poi ci sarà online il bando di partecipazione, e quindi si potrà partecipare, individueremo un tema, tutti voi potrete scrivere un elaborato individualmente o in coppia con qualche altro vostro compagno o in gruppo con la classe, e dunque potrete poi confrontarvi anche con altri licei da tutta Italia, perché la partecipazione è molto ampia, soprattutto nazionale, sì. Lei ha scritto anche un libro su Cesare Pavese, soprattutto sulla sua esperienza torinese. Sì, è un libro, mi è stato chiesto nel 70° anniversario della scomparsa dello scrittore, e quindi è stato pubblicato nel 2020. È un libro in cui io ho voluto
sì, ragionare più anche sì, certo, sull'esperienza torinese, soprattutto su quelle che sono state le isole su cui Pavese ha navigato. Quindi abbiamo l'America, il rapporto con la parte femminile, con le donne, appunto, dello scrittore, soprattutto con i suoi personaggi femminili, la città, la campagna, il mito, insomma, grandi temi che rappresentano per me cinque grandi isole in un arcipelago che Pavese, come Ulisse, ha navigato in cerca della sua Itaca. Però Pavese è antieroe. Però bravissimo, Pavese è antieroico. Noi siamo, quando parliamo di mito classico, siamo abituati ad Achille, ad Ulisse, a eroi vincenti che comunque portano sul campo la loro vittoria, la conquista o la riconquista di un regno, di un territorio o di un'identità. Pavese, questo percorso invece è più antieroico, nel senso che è più un personaggio, i suoi personaggi sono più personaggi eroi contemporanei, quindi shakespeariani in un certo senso, amletici. Il loro viaggio è un viaggio interiore, e non sempre questo viaggio interiore porta, o meglio, la consapevolezza che porta questo viaggio interiore non sempre è una consapevolezza vincente come quella dei miti classici. Lui, Pavese, all'interno del suo ultimo romanzo, La Luna e i Falò, ci dice che la maturità è tutto, ripeness is all, nella sua introduzione. Anguilla, che dice la famosa frase simbolo del libro, un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarsene via e di avere gli alberi che poi ti aspettano quando decidessi di tornare. Secondo me, leggendo il libro, ha un po' di malinconia di averlo capito tardi. Ah, senza dubbio, è il percorso del libro stesso, cioè il percorso del libro ci porta a Pavese, e non dimentichiamo mai che quando leggiamo i romanzi dello scrittore dobbiamo sempre cercare di individuare nei suoi personaggi l'uomo Pavese e lo scrittore Pavese. Ecco, certo, tardi, Pavese se ne accorge a 42 anni che probabilmente questo percorso di recupero che lui ha tentato di fare di una vita che non è riuscito a vivere, lo ha fatto fare attraverso la creazione dei suoi personaggi. Ecco, questo recupero è un po', come dicevamo oggi, il recupero che tenta Orfeo di fare con la sua Euridice, no? È dunque un recupero fallimentare, perché si rende conto, quando la porta fuori dall'Ade, quindi dall'inferno, si rende conto che sta portando fuori un qualcosa che non esiste più, ed è giusto che non esista più, ed è inutile recuperarlo. Il percorso di Anguilla è questo, è un percorso di ricerca di una propria interiorità, di una propria identità, o meglio, di una propria appartenenza, attraverso un percorso introspettivo di consapevolezza di quello che è il proprio viaggio esistenziale. Alla fine Pavese, prima di suicidarsi, prima di concludere la sua vita, riesce, secondo lei, a trovare la sua consapevolezza ormai perduta o no? Beh, certo, secondo me assolutamente la trova, ed è proprio lì che lui trova questa consapevolezza di aver terminato un percorso esistenziale, il tentativo di recupero di quella vita che non è riuscito a vivere. Lo scrittore Pavese cerca di farlo, l'uomo Pavese cerca di farlo attraverso l'attività dello scrittore, ma rimane fallimentare, perché abbiamo visto come Pavese stesso ci insegna nello splendido I dialoghi con Leucò: non si può recuperare ciò che non è stato vissuto davvero, comunque non si può prendere un qualcosa che ormai non esiste più e riportarlo in vita. La consapevolezza di Pavese è questa, è quella di non riuscire a completare questo percorso di ricerca di vita fondamentale per l'uomo Pavese, per essere davvero un uomo. E dunque questa consapevolezza lo porta all'estremo gesto, probabilmente molto più umano, di togliersi la vita, no? Cioè quasi che l'uomo Pavese uccidesse lo scrittore Pavese, no? Quindi si tratta di omicidio, forse, non di suicidio. Grazie, professore. Grazie a voi. È stato un piacere averla qui. A presto.